Gianni Colacione per Libre TV, oggi 2 gennaio 2016, nello studio di Mauro Mellini, riprendiamo l'anno con queste simpatiche, importanti e interessanti collaborazioni di Mauro Mellini con Libre TV, ci fa conoscere una serie di cose e approfondimenti su alcuni fatti e spesso ovviamente in tema di giustizia. E oggi parliamo proprio di questo con un caso molto importante su cui in realtà vogliamo fare un vero e proprio appello. E parliamo di Rocco Parcalli. Rocco Parcalli è un pentito investigatore. È una cosa abbastanza strana così a dirsi, però è successo anche questo in Italia, è successo in Sardegna e Mauro Mellini sta cercando in qualche modo di sollevare un po' un certo interesse su questa vicenda che è veramente ripugnante per chiunque abbia un minimo senso di giustizia. Vediamo un pochino che cosa ci dice. Buon anno anzitutto a tutti e devo dire che in questo anno io con i miei amici vorremmo impiantare una campagna per reagire ad un fatto che se rimane senza adeguate reazioni diventa la vergogna di questo nostro paese e il segno della fine del diritto e della fine della giustizia. Già vi è stato detto di che si tratta, ma non abbastanza, naturalmente. Questo nelle campagne sarde, nelle campagne di Doglianova, arriva un personaggio, Rocco Parcalli, pentito di 'ndrangheta, ma della 'ndrangheta operante a Torino. Avviene un omicidio. I carabinieri pensano bene di rivolgersi a questo pentito come tale, come si dice con un termine veramente un po' strano, collaboratore di giustizia, perché collabori alle indagini. Gli delegano l'indagine e questo comincia a indagare. E indagare perché indaghi gli vengono dati gli strumenti, i registratori, e persino una macchinetta per misurare la glicemia, perché con questo sistema va in giro dicendo sta attento, forse sei c'hai la glicemia alta, guarda qua, e fa la puncicatura per ottenere il sangue con il quale sporca un fazzoletto e fa ritrovare una pistola con il sangue. Il sangue di chi? Di un ragazzo, di un certo Baldussu, che viene arrestato perché si dice che la pistola è quella con la quale è stato ucciso. Ora parte la cantonata favolosa perché la pistola è una calibro 9 mentre questo è stato ucciso con una 7,65 e errori non se ne possono fare con differenze di calibro di questo tipo. 2 anni in carcere, processo in corte d'assise a Cagliari, assolto perché grazie ai suoi avvocati che si sono prodigati viene dimostrata la falsificazione sistematica di tutte queste risultanze cosiddette della investigazione del pentito investigatore.
pentiti investigatori, ce ne sono dei precedenti, ebbi io personalmente occuparmi di un caso di un pentito fatto passare per un maresciallo della mobile in trasferta in Calabria, che guarda caso dopo qualche anno fu arrestato perché si era rimesso a fare le rapine. Franco Brunero, mi ricordo molto bene il cognome. Ma in questo caso, oltre che investigatore, il pentito era pentito, investigatore assassino, in realtà era stato delegato a fare indagini sull'assassinio da lui compiuto, trovando naturalmente un altro che lo sostituisse nell'ingrata posizione di fare l'imputato. Assoluzione confermata in appello di questo giovane Baldusso, fortunato per essere riuscito, per aver trovato ottimi avvocati e per essere riuscito a imporre, e diciamo pure la verità, che con la complicità di alcuni magistrati che c'era stata nei confronti di questo volgare mascalzone, calunniatore, e c'era da aspettarsi che questa verità non venisse fuori per quello che lo riguardava. Non solo, ma a questo punto si è proceduto per omicidio nei confronti di questo Varcalli, tale il nome appunto del pentito, che è stato condannato per omicidio a piede libero, continuando, e questo è l'aspetto più singolare, continuando a fruire del programma di protezione e continuando a fare il dispensatore di verità in vari processi in cui viene evocata la sua testimonianza. C'è anche un fatto: tutto quello che vi ho detto fino adesso è provato documentalmente, sta scritto nelle sentenze. C'è un fatto che nelle sentenze non è scritto, ma qualcuno si è mosso da Torino per andare a perorare la causa di questo assassino, falso pentito, calunniatore a Cagliari, facendo presente che se fosse stato condannato per calunnia sarebbe crollato tutta una serie di processi, come se sarebbero stati crollati per caso, crollavano perché non era credibile, se non era credibile c'era il rischio che avesse deposto il falso, c'era il rischio che avesse accusato degli innocenti, ma evidentemente l'importante è quello di ottenere dei apparenti risultati. Questa è la condizione in cui è ridotta la giustizia italiana. Ma non basta, perché quando Baldusso è andato a richiedere, come prevede la legge, il risarcimento per l'ingiusta detenzione, è stato detto: ma tu ti hai dato un alibi che è risultato non veritiero. Dico, perché non veritiero? Perché tu eri invece colpevole, quindi l'alibi era falso. Poi in realtà non era colpevole, però con questo gioco di parole si truffa questa persona per non dargli quella modesta forma di risarcimento prevista dalla legge. Ora, questa è una cosa scandalosa e un'iniziativa che intendiamo prendere e per la quale approfitto anche di questa intervista dell'amico Colacione per fare appello a tutti, soprattutto a coloro che si interessano di questioni di giustizia, che sanno che cosa significa, a muoversi, a creare dei nuclei per le ragioni di Baldusso contro questa forma di scandalosa complicità, altro che trattativa Stato-mafia della buffonata del processo di Palermo.
questa non è tra Stato e mafia, ma tra traditori dello Stato e un assassino della peggiore specie, perché assassino è calunniatore. Io spero che chi mi ascolta si renda conto che questo non è un qualsiasi racconto, questo è un grido disperato, perché nelle parole che io vi dico c'è la disperazione di fronte a una giustizia che non è più tale. Noi dobbiamo in qualche modo reagire, perché a voglia che parliamo, l'Italia riparte, dove riparte? Che cosa riparte? Ripartiamo nella melma di queste e della copertura di queste mascalzonate. Questo è impossibile. Credo che sarà importante, renderemo conto nei prossimi giorni di iniziative. Fin da adesso dico che io conto che i parlamentari sardi in particolare rivolgono interrogazioni per sapere perché mai un personaggio mascalzone come questo goda del servizio di protezione, perché dobbiamo spendere soldi. Questo sta in una casa pagata, il cui affitto, che poi è stato utilizzato per fare queste manipolazioni, eccetera, con affitto pagato con i soldi dei contribuenti. Tutto questo è scandaloso, vero? Ora, e poi facciamo un'altra considerazione. Non è il primo caso di un pentito condannato, magari per calunnia, che continua a fare il pentito e a godere del programma di protezione. La pensioncina, che non è tanto pensioncina, ci fu il caso di Di Maggio, mi pare, che era quello che accusava Andreotti di aver baciato Totò Riina e che a cui gli avevano promesso un miliardo, una cosa di questo genere. Poi gli avevano dato, fatto la cresta, gli avevano dato soltanto 500 milioni, qualcosa di questo genere. Ora, con i soldi dei contribuenti, queste cose. L'abiezione di questo tipo di giustizia deve essere respinto, perché si ripercuote su tutto. Cioè, una giustizia in cui avvengono queste cose, è inutile sperare che poi la causa del condominio vada bene. Ecco, questo lo dico perché tutti quanti sentono che non è una cosa che riguarda quelli là in Sardegna, il pastore e chi se ne importa. No, ci riguarda tutti. Su questo continueremo e ci ritroveremo con varie iniziative. Fin da adesso, se mi ascoltano dei parlamentari, è loro dovere, secondo me, fare delle interrogazioni su questo punto. C'è un'altra questione. I parlamentari che hanno conseguito condanne, ex parlamentari, gli viene revocato il vitalizio. Il vitalizio dei pentiti, condannati per reati specifici contro la loro funzione, che dovrebbe essere quella di collaboratore di giustizia, non gliela revoca nessuno. Ecco, basterebbe questo. Se vogliamo, è una piccolezza e forse di fronte all'enormità del fatto varrebbe la pena non tirar fuori come se così apparentemente futili. L'appello che facciamo è quello di collaborare. Tra pochi giorni prenderemo altre iniziative e ognuno potrà essere messo in condizione di fare poco o molto la sua parte per combattere questa battaglia. Grazie.